Buongiorno a tutti, faccio una premessa velocissima, io nella mia vita sono andato più, più volte al Bentegodi perché in un'ora e mezza da Parma ci si arriva a Verona, tra l'altro Verona è una città meravigliosa con l'arena di Verona, io amando la lirica sono andato spesso, quindi tra un'opera e una partita delle Juve conosco bene Verona e faccio i complimenti ai cittadini di Verona perché vivono in una splendida città. Ma purtroppo io ho dei ricordi belli per quello che riguarda la musica lirica, un po' meno belli per quello che riguarda la Juventus. E' anche vero che andavo negli anni in cui il Verona era fortissimo, dove c'era Garella, c'era Larsen, c'era Tricella. Insomma, tra l'altro, anche l'anno in cui vinse lo scudetto, se vi ricorderete con il buon Bagnoli, con il buono Osvaldo Bagnoli. Quindi non è che era una Juventus stratosferica, però io tutte le volte che andavo a Verona venivo fuori con le ossa rotte. Quindi io diciamo che poi non sono più andato al Bentegodi anche un po' per scaramanzia. Ma sono tanti anni che ovviamente non vado a vedere Verona-Juventus a Verona, perché ho preferito andare in altri stadi, per esempio spesso a Milano-San Siro, che spero che non lo buttino giù, perché sarebbe veramente un disastro per, per la storia del calcio italiano. Chiusa questa parentesi, la partita di domani. Con il Verona mi trovo in grande difficoltà perché così come vi dissi la settimana scorsa purtroppo, purtroppo sono stato buon profeta e non volevo, vi dissi attenzione perché se per, per caso l'Udinese dovesse fare gol noi non abbiamo le armi né in panchina perché abbiamo un allenatore che non è capace di leggere le partite e né in campo per vincerla perché se tu speri di vincere le partite con Chiesa e Milik secondo me di calcio non hai capito nulla perché Chiesa gioca da solo e viene praticamente, ormai sanno tutti come gioca Chiesa, salta un uomo, salta il secondo, il terzo non lo salta, lo sanno tutti, solo Chiesa non ha capito, quindi la palla la deve passare, e poi non fa neanche più gol, almeno una volta faceva qualche gol, adesso non fa più gol. Milik per me è un centravanti imbarazzante, buon centravanti per una squadra come la Sampdoria, il Genoa, il Verona, ma non da Juventus, quindi un allenatore che predilige Milik a Ildiz, per me, cioè io proverei anche al limite un 4-3-3, Provalo, giochi, giocavi contro l'Udinese, giocavi contro l'Empoli e adesso giochi con il Verona. Attenzione perché tutte le squadre che sono in fondo alla classifica della Serie A lottano con il coltello tra i denti, giustamente per salvarsi. Noi invece le snobbiamo, o meglio, il nostro allenatore, il vostro allenatore, perché io non lo riconosco più, il mio allenatore, il vostro allenatore, di chi lo sostiene, eh, le snobba perché fa turnover, lui si diverte a fare turnover, lui ha questa grande passione, lui è convinto nella sua testa baccata che facendo turnover accontenta tutti i giocatori, invece secondo me scontenta tutti perché nessuno sa di essere titolare, va in campo un po' anche così nervoso e titubante e poi alla fine facciamo la frittata. La frittata credo che ormai sia stata fatta perché fare un punto in tre partite è una media peggio che dare retrocessione. Mm. Siamo riusciti a rinvigorire l'Empoli. Siamo riusciti a rinvigorire eh, l'Udinese. Abbiamo regalato lo scudetto all'Inter perché l'Inter se lo merita, ma gliel'abbiamo regalato. E adesso, sicuramente domani, temo temo, che andremo a rinvigorire anche il Verona perché se il Verona vince, torna in lotta per salvarsi. Adesso è fanalino di coda insieme a Salernitana e all'altra squadra. Insomma, partita rognosissima. Tra l'altro, Verona ha un campo ostico per Allegri perché ha sempre fatto fatica sia col Milan che con la Juve. sempre, La Juve non è mai uscita da Verona con un 2-0, un 3-0, una goleada, una partita netta dominata. Sempre fa grande fatica. La tradizione, secondo me, conta nel calcio. Ci sono i campi ostici: uno è Bologna, un altro era Parma, dove, dove, dove la Juventus a Parma faceva sempre molta, molta fatica. E un altro è Verona, per cui io sono veramente molto preoccupato. Non sono pessimista, perché nella mia natura non c'è il pessimismo. Ma sono molto preoccupato perché nella vita si può essere ottimisti o pessimisti, ma soprattutto bisogna essere realisti. E se si è realisti e non tifosi del Real, magari fossi un tifoso del Real, magari, eh? magari fossi nato a Madrid piuttosto che a Parma, è chiaro che sarà una partita. Bisogna metterla subito in piedi nel modo giusto, riuscire a fare gol. Però la domanda che mi faccio io è: ma chi fa gol? Perché ultimamente, se non fa gol, Vlaovic, chi fa gol? Chiesa non segna. Milik fa soltanto una partita ogni 55 anni in Coppa Italia, che è stata la nostra rovina perché hanno creduto che fosse un grande giocatore per una partita che è nata bene per lui e per la squadra. Ildiz lo fa giocare una volta sì e due no. Quindi non gli dà continuità, magari gli dice uno che ti farebbe gol sempre alla del Piero, ma non lo fai giocare sempre, quindi gli dai anche un po' poche certezze. I centrocampisti non segnano neanche a pagarli, quest'anno purtroppo anche il Rabio segna meno degli anni scorsi. Dove vogliamo andare con questa squadra? Dove vogliamo andare con questa squadra? Ditemelo voi, vi prego, ditemelo voi. Ditemi voi dove dobbiamo andare con questa squadra. Adesso ci sono messi anche i bookmakers, di cui andremo fra poco a leggere le quote che non ne azzeccano più una, perché danno sempre la Juve stravincente, strafavorita e la Juve col cacchio che vince, finita la, è finita la luna di Mille di gennaio, dove vincevamo 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-1, è finita la luna di Mille, è arrivato febbraio e veramente un febbraio così neanche il peggiore dei nostri nemici ce lo poteva augurare, iniziato già in una coda di gennaio, eh, perché la partita con l'Empoli l'abbiamo giocata a gennaio, fine gennaio, Poi, a febbraio abbiamo fatto zero punti noi a febbraio domani è il eh, oggi è il 16, sì domani è il, il 17 giochiamo noi il 17 di febbraio cioè a febbraio inoltrato abbiamo fatto zero punti e c'era qualcuno che voleva pe pensare a vincere lo scudetto pensate almeno lottare ma pensava di vincere lo scudetto poveri illusi Poveri illusi. Va bene, signori, con questo qui non si vince una mazza. Adesso andiamo a vedere che cosa dicono i bookmakers. Allora, 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 incrociamo le dita perché anche stavolta, ma d'altra parte ci sta. Danno la juve favorita. Ma bah, questi bookmakers qua che rischiano di buttare dei soldi al vento secondo me con queste quote. Allora, vittoria del Verona per Betway è 5,50, 3,60 il pareggio, 1,62 la vittoria della Juventus. William Hill da 5,80 alla vittoria del Verona, 3,50 il pareggio, 1,65 la Juventus. Betclick 5,45 il Verona, 3,50 eh, il pareggio, 1,64 la vittoria della Juventus. Bet365. 5.75 la vittoria del Verona, 3.50 il pareggio, 1.67 la Juve. E Dulcis in fondo Unibet che dà 5.75 la vittoria del Verona, 3.75 il pareggio, 1.63 la Juventus. Essendo in trasferta, non non lasciatevi ingannare, non è alta la quota 1.63, 1.64, 1.70. Perché? Perché chiaramente la trasferta è un po' più difficoltosa per la squadra favorita. Ma sono quote molto basse, secondo me i bookmaker sono troppo ottimisti. Evidentemente loro vanno sul calcolo statistico, de, Dumo, de sumo perché non credo che stiano seguendo l'andamento della Juventus e soprattutto le beghe interne. Perché è inevitabile: no? eh, anche se apro una parentesi di calciomercato, è inevitabile che ci sia un conciliabolo fra eh, Giunto, Limanna, Elcan, eh, Calvo per decidere se mh, sostituire. Sapete che è stato contattato Tiago Motta, Tiago Motta ha dato la sua disponibilità, io se fossi nella Juventus. Parlerei chiaramente ad Allegri: arrivami quarto, ti diamo quei soldi che ti, venia, che ti vengono e poi o ti trovi una squadra o ti paghiamo a non fare un cazzo come hai fatto già due, due anni passati. Perché, francamente, se dovessimo affrontare ancora un altro campionato con questo allenatore, secondo me rischiamo tutti i juventini, tutti veramente la depressione. Per cui anche i bookmakers non so da dove attingono questo ottimismo a favore della Juventus. Ora vediamo uh, la lavagna tattica. Così si fa per dire la buona tattica con Allegri, eh? Dopo aver preso una lezione di calcio da Nicola, dopo aver preso una lezione di calcio da Inzaghi, dopo aver preso una lezione di calcio da Cioffi, Allegri è già belle che pronto a prendere una lezione di calcio da Baroni con il suo 4-2-3-1. Allora, il buon, il buon Baroni ovviamente con il 4-2-3-1 fa densità a centrocampo. Voi sapete che chi gioca con un'unica punta utilizza i tre dietro per andare a coprire eh, in caso di eh, attacco della squadra avversaria. Quindi la Juventus eh, che ha delle problematiche enormi a trovare degli spiragli, o come dice il nostro Caprone in panchina, trovate un buco a infilarvi. No? un buco da infilarvi, è anche, anche un'accezione un anche abbastanza doppio-sensistica, volgare, fa la fatica, la Juventus fa la fatica, ripeto, queste sono le partite che se hai una botta di Hulo, fai gol e la metti in discesa, se poi dopo la sai gestire. Ma se tu fai fatica, così come hai fatto con l'Empoli, così come hai fatto in maniera tremebonda con l'Inter, così come hai fatto ancora più in maniera tremebonda con l'Udinese, la partita va su un altro piano, poi la squadra avversaria prende coraggio, percepisce che la Juventus ha la pericolosità di un criceto sdentato morto dieci anni fa, e lo, lo dico piano per chi non ha capito, la, pericol la pericolosità della Juventus equivale a quella di un criceto sdentato, cioè senza denti, morto dieci anni fa. Quindi immaginate che pericolosità che ha la Juventus. Cioè, non ha nessuno ha più paura della Juventus. Perché il 3-5-2 di Allegri è un 3-5-2 finto. Inutile, io nella linea tattica avete visto che parlo sempre dell'impostazione dell tattica dell'avversario, e non parlo più di quella della Juve, perché quella di Allegri non è un 3-5-2, è, è un andate in campo alla cazzo di cane, andate la palla a quello che è più vicino alla porta. Ecco, questo è il modo di giocare di Allegri. È chiaro che se i centrocampisti, che sono molto scarsi, perché attenzione, McKenny sta facendo un campionato meraviglioso, ma McKenny sta facendo over cioè sta performando over. McKenny non è un cross, non è un Modric. McKenny fa quello che può, poverino, e sta facendo anche tanto. Ma se tu hai Rabiot sottotono, perché ultimamente è abbastanza sottotono, hai Locatelli che è imbarazzante, perché Locatelli fa soltanto queste aperture a destra o aperture a sinistra, che le fa anche bene, ma non servono a niente. Perché se poi colui a cui dai la palla, che sia Kostic, che sia McKenny, che sia Cambiaso, o che sia Ealing, si impappinano col pallone e non sanno a chi darlo perché nessuno si smarca, nessuno va nello spazio. 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-4-2, non, non, non cambia nulla, non c'è un dettame tattico nella Juventus e quando non è un dettame tattico vuol dire che l'allenatore non ha dato schemi, non ha dato idee e quindi bisogna cambiare allenatore. Basta, punto, ci sono questo da dire: se noi vinciamo, vinciamo perché si inventa un gol Vauj, perché si inventa un gol Bremer, perché si inventa un gol eh, Rabiot, perché si inventa un gol eh, Pincopalla, ma non vinceremo mai perché l'allenatore. Mette in campo la squadra in maniera tale da aggredire e azzannare la squadra avversaria, perché nel 99% dei casi di questi ultimi tre anni sono sempre le altre squadre che azzannano noi. Noi siamo molto bravi a di difendere, su questo non ci piove, ma per forza, per forza che siamo molto bravi a di difendere, perché in realtà Allegri non gioca col 3-5-2, ma gioca con l'1-9-1. L'1-9-1. 9 a proteggere Scesni e 1 che, se gli arriva la palla, nella fattispecie ultimamente è stato Vlaovic, la butta dentro. Altrimenti, se quell'uno davanti non arriva la palla, arriva la palla all'uno che è dietro, che la prende nel bombardino. E perdiamo o pareggiamo. Questo è quanto. Questa era la lavagna tattica di Verona-Juventus. Tutto qua. Ed ora il pendolino di Max. Durante la settimana. Ho fatto vedere gli highlights delle ultime tre partite della Juventus al pendolino perché gli ho detto guarda che secondo me sei un po' troppo ottimista con la Juventus e lui è rimasto basito, proprio non, non, ha, non, ha, non ha assolutamente fatto nessun cenno, nessuna oscillazione, nessun movimento. E detto guarda che adesso c'è Verona Juventus, quindi vedi di essere un attimino lungimirante. Infatti, vedete, guardate, la partita è iniziata, guardate. Non sta succedendo nulla, nulla, partita a scacchi, batti, ribatti, destra, sinistra, Juve da una parte, Verona dall'altra, non succede niente, niente di niente, niente di niente. Primo tempo scivolato via, così, come con una noia mortale, tipico delle partite della Juventus di Allegri. 0 a 0, fine primo tempo, vediamo se accade qualcosa nel secondo tempo. Ecco, qualcosa si muove, qualcosa si muove. Ecco, 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 qualcosa si muove. Bellissima discesa di Ildiz sulla sinistra. Scarta un uomo, scarta due, mette la palla in mezzo e Vlaovic in mezza girata la butta dentro. Juventus 1, Verona 0. Stiamo vincendo in trasferta. Speriamo bene perché manca mezz'oretta alla fine della partita e più recupero. Ecco, come voleva si dimostrare. Come voleva si dimostrare. La capra Livornese mette tutti dietro al, alla linea del pallone e si fa attaccare in maniera invereconda, come direbbe il buon Bruno Pizzul, dal Verona, il quale con dai e dai, dai e dai, dai e dai, dai, e dai pareggia 1-1 uno uno del Verona. Signori, non c'è un cazzo da fare. Scusate il volgare, il, il francesismo. Con questo allenatore non andiamo da nessuna parte. Palla al centro quando mancano 10 minuti alla fine della partita paura di perdere, perché questo è un cagasotto, è un cagasotto il nostro allenatore. Baroni giustamente non è uno stupido, si accontenta del risultato ottenuto, visto che aveva visto la morte in faccia calcisticamente, visto che perdeva, la partita termina dopo 4 minuti di recupero 1-1. Neanche oggi la Juventus è riuscita a vincere. Ed ora my friends Salve amici Juventini, Beh, dunque quella sferzata che mi auguravo non c'è stata, anzi siamo entrati in una crisi importante anche dei risultati, Di gioco mm, eh, permane da, da tempo, per cui io non sono molto ottimista per, per Verona, se fosse la Juve come tale dovrebbe andare sempre per vincere però quando abbiamo un miracolato in panchina e un aggiustatore di antenne sulla fascia e, e un impiegato di grandi superfici a uh, centrocampo, insomma è molto difficile la questione. Speriamo in una giocata di, di Dusan e in un tiro di libera e bella Pantenna e, 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 e via andare. Ciao ragazzi, forza Juve. Caro Max, lasciate ogni speranza a voi che ti fate Juventus. Così voglio iniziare il mio pronostico di quest'oggi dicendoti che anche a Verona subiremo una sconfitta. Purtroppo non vedo più la luce in fondo al tunnel. Ciao e alla prossima. Ciao Max, un saluto a te e a tutti i tuoi iscritti. Eh, vorrei essere propositivo e positivo, ma dopo aver visto queste ultime tre partite della Juve, eh, oggi scelgo di essere... Più realistico, ecco. E quindi temo che eh, sarà molto difficile andare a prendere tre punti a Verona. E credo che un pareggio eh, purtroppo sarà eh, l'unico risultato possibile per questa squadra. Se giocherà così, naturalmente, quindi non è positivo il mio, il mio pronostico. Un pareggio, ecco. Diciamo ciao a tutti.